Intanto ringrazio la società per essersi ricordata di aver avuto questo pensiero nei miei confronti ed è ovvio che per me è una cosa che mi lusinga alquanto perché comunque è un traguardo sicuramente importante dietro tanti allenatori bravi che hanno fatto la storia veramente della pallacanestro, non solo Regina. Quindi comunque questo è un traguardo per me importante che ho sempre sognato da ragazzino, o quantomeno quando ho iniziato ad allenare, di poter condurre la squadra della mia città il più possibile. Quindi questa è una cosa che mi fa piacere. Tornando alla partita, sicuramente bisogna fare comunque i complimenti a Forio che anche Orfani di Grilli sono venuti qua sapendo che questa potesse essere una delle ultime spiagge o comunque sicuramente una partita importantissima visto il loro calendario difficile per poter provare a uscire da quella baraonda dei playout. Al contrario, noi sapevamo che invece avevamo necessità di portare 2 punti intanto per chiudere quasi definitivamente, anche se non in maniera aritmetica, la salvezza senza passare ai playout, però sicuramente altri 2 punti importanti che ci lasciano distanti e che ci danno la possibilità di rincorrere le squadre davanti che credo abbiano perso quasi tutte. E quindi per noi una vittoria che vale doppia. Non abbiamo giocato sicuramente una partita entusiasmante, questo sicuramente, però purtroppo le settimane caratterizzate da influenza e infortuni e lo strascico della partita di Agrigento dove ci siamo presentati effettivamente numericamente per giocare una partita ma non tecnicamente e mentalmente, ribadisco visto anche la difficoltà negli ultimi 15 giorni a poterci allenare, avevamo necessità di cancellare questa situazione e provare in qualsiasi modo essere brutti e cattivi, ma provare a vincere lo stesso, anche forse non esprimendo una buona pallacanestro. Sicuramente loro sono stati bravi a imbrigliarci e a beccare, tra virgolette, l'unica nostra serata, credo, negativa al tiro dalla lunga distanza, soprattutto in casa, cosa che non è mai successo perché tutte le squadre che hanno provato a farci zona le abbiamo arginate nell'immediato. Stasera effettivamente abbiamo sparato a salve, abbiamo sparato fuori ritmo e quando iniziano a fare canestro con i tuoi migliori giocatori da fuori, ovvio che poi va in loop, subentra quella problematica psicologica che tiri senza fiducia. E questo l'abbiamo provato ad affrontare, provando a mettere anche la palla dentro più volte, provando ad attaccare, molte volte forse abusando anche del palleggio e mettendo fuori ritmo tutti. Però avevamo necessità di portarla a casa, quindi anche lì provando a utilizzare, a raschiare il fondo della panchina il più possibile per cercare di provarla a vincere, provando anche a rimettere dentro Duranti che non è in condizioni fisiche ottimali, considerando che si sta allenando semplicemente a parte individualmente con la squadra, non si sta allenando per una problematica fisica, anche lì abbiamo cercato di provare a tirare fuori un po' di qualità che ci poteva dare nonostante l'infortunio. Credo che poi la partita sia girata nel momento in cui forse hanno provato loro a continuare un po' troppo a insistere sugli individuali. Nel momento in cui hanno provato a giocare un po' da solo sia Milosevic che Azic hanno trovato un po' più di difficoltà, mentre all'inizio erano stati molto bravi a coinvolgere tutti. Non a caso l'assenza di Grilli credo che li abbia responsabilizzati, gli abbia dato la possibilità di ritrovare un gioco di squadra che hanno dimostrato nelle ultime partite comunque positivo, perché loro vengono comunque da una sconfitta a Taranto su canestro allo scadere di Biagio Cerzo sul finire in post basso e vengono da una partita persa con Pozzuoli dopo 2 supplementari, comunque una squadra viva, i punti in classifica lasciano il tempo che trovano, sicuramente una squadra viva, una squadra che comunque nel loro quintetto ha delle individualità importanti, perché comunque Azic credo sia uno tra i migliori quest'anno, quattro di questo campionato abbia dimostrato, e Milosevic
Credo che abbia trovato in questa squadra, quest'anno in questo sistema, la possibilità di realmente diventare un 3 importantissimo per la categoria, anche perché fisicamente è devastante. Quindi devo semplicemente fare comunque i complimenti ai miei lo stesso perché l'hanno voluta, l'hanno cercata, si sono sacrificati. Questa è una vittoria di squadra, non degli individuali, del singolo individuo. Questa sera sicuramente è stata una vittoria di squadra che ci rilancia ancora una volta in classifica, sapendo che comunque abbiamo davanti un girone, un calendario non semplice. Proveremo comunque in tutti i modi a rincorrere e a continuare a rincorrere quelli davanti a noi. Ma credo che la partita di Agrigento, ormai conosco bene la mia squadra, non avrebbe portato, sicuramente non ha portato, nessuno strascico perché eravamo consapevoli di andare a giocare su un campo difficile, eravamo anche consapevoli che se fossimo andati allenati in primis e poi anche al completo ci saremmo sicuramente giocati. Purtroppo siamo andati non allenati e in condizioni minime perché gli attacchi febbrili dell'ultima ora durante la settimana che ha portato da Agrigento non ci ha permesso di poter preparare la partita al meglio, contro una squadra che se non la prepari in maniera zenith rischi di fare brutte figure. Certo, dispiace per i 39 punti presi, però poi alla fine quando arrivi lì non importa tanto quanti punti di differenza ti danno perché devi preservare comunque l'aspetto fisico e mentale della squadra e quindi cercare di alleggerire la cosa. Credo che non abbiamo assolutamente risentito di questo, perché altrimenti non avremmo fatto questa prova stasera comunque alla fine di carattere. Per quanto riguarda invece la storia di Gaetano Franco, Gaetano è un ragazzo che in allenamento lavora tantissimo, sia dal punto di vista individuale che con la squadra. È un ragazzo che non va via mai dal palazzetto, se non prima fa un numero importante di tiri. È ovvio che è sempre stato forse considerato un giocatore non frontale dal punto di vista della continuità al tiro e di contro le squadre avversarie la maggior parte delle volte gli concedono la possibilità di tirare, detto in gergo cestistico lo battezzano. Credo che stasera già dal primo tiro abbia preso fiducia, aveva preso fiducia già da Agrigento, anche perché poi c'è stato un po', come succede un po' all'interno dei gruppi come il nostro, abbastanza goliardici, che i compagni hanno preso un po' in giro fino alla scorsa partita perché non aveva mai fatto canestro da 3 punti, nonostante in allenamento faccia canestro in continuità. È una questione di fiducia, lui ha necessità di avere fiducia, credo che abbia abbastanza fiducia da parte dello staff e da parte dei compagni, deve continuare a lavorare e soprattutto non farsi influenzare mentalmente da queste cose. La differenza poi tra un giocatore vero e uno che ci prova è proprio quello, è l'aspetto mentale. Sicuramente lui ha migliorato tantissimo all'inizio dell'anno ed è stato, credo, fino ad oggi nel nostro percorso anche lui un elemento fondamentale e importante per la nostra squadra. Ah, è difficile fare dei paragoni perché parliamo di presenze tra campionato di A2 e di Serie B, gran parte di Serie B. In epoche completamente diverse. Parliamo della mia prima esperienza da capo allenatore in Serie B nel 2011-2012, l'anno in cui giocammo la finale per salire contro Agrigento, per poi riproporsi nuovamente tra DNA A2 in vari periodi e riprendere l'anno scorso con la Serie B. Quindi sono dei passaggi diversi con società diverse. Sicuramente il nome è sempre quello, comunque rimane sempre la squadra nera arancio della mia città. È ovvio che non si possono fare paragoni perché, ribadisco, sono sia categorie che periodi completamente diversi.